Noi oggi ci troviamo ad avere una crescita importante dei contagi come in ogni parte d'Italia. Questo significa che dobbiamo prepararci ad accogliere al domicilio tantissime persone perché, come i bollettini recitano giornalmente, la gran parte di questi soggetti o sono asintomatici o paucisintomatici o comunque isolati al domicilio. C'è un primo tema che riguarda la diagnosi e quindi abbiamo dato disposizione, domani ci sarà un incontro con l'Ordine Nazionale dei Biologi, per dare a tutti i drive-in un numero adeguato di biologi per poter rafforzare l'attività, quindi raddoppiare il numero dei drive-in in tutta la Sicilia, potendo così destinare i medici che sono impegnati nell'emergenza alle visite domiciliari e alla realizzazione dei vaccini domiciliari. Avremo possibilmente una nuova zona di che è quella lì derivante da un numero significativo di soggetti che non hanno ancora fatto la terza dose. E per questo domani si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico della Regione per aggiornare i criteri che riguarderanno la colorazione delle singole realtà comunali e quindi una rivalutazione del rischio. L'esperienza ci sta dicendo che i comportamenti individuali sono fondamentali. Valuteremo con il Comitato Tecnico Scientifico domani se proporre al Presidente della Regione l'adozione di ulteriori misure di contenimento dal virus di comunità. Ma quello che è importante è che, siccome ognuno di noi, penso, in queste giornate sta avendo notizia o di un amico contagiato o di una persona in isolamento, è il rispetto, direi quasi maniacale, delle regole. Si può fare molto, si può continuare a vivere in maniera ordinata, bisogna farlo con la dovuta attenzione, altrimenti si mandano a rischio le attività economiche.